Utilizziamo il cervello. Allora, bro, fatti sotto. Esattamente, mi toccherà finire Elden Ring con questo signorino in mezzo ai piedi. Ehi, hey, gente, questo video è benvenuto sul canale con un nuovo video su Elden Ring. Dai, fermo, e se perdo per colpa tua, mi arrabbio. Allora, probabilmente, avendo cambiato PC e non essendo un fan del cloud, perché sono un bigotto ignorante non evoluto, avrò perso tutti i salvataggi della mia precedente serie. E infatti, eccomi qua. Il PC, vecchio, è irrecuperabile, quindi ora mi tocca iniziare una nuova partita da capo. Tranquilli, mi ricordo ancora come si gioca, più o meno. E quindi, diciamo che dovrò ricominciare da capo. Facciamo un paio di puntate, dovrei ritornare dove sono arrivato, ovvero... Mi pare la montagna, qualcosa del genere. Ma ciò non vuol dire che non sarà diversa, cioè che sarà di uguale alla vecchia serie, perché stavolta avremo la webcam, avrete le mie reazioni in diretta di come mi farò ammazzare dai boss, delle figure di merda che farò. No, aspetta, no, voglio il cavaliere errante. La domanda è, la volta scorsa ho iniziato con cavaliere errante, me lo sono preso abbastanza nel sedere, però non so quale altro personaggio potrei utilizzare. Astrologo, non lo so, sei come Dark Souls, rende il gioco molto facile, così come profeta. Però mi piacerebbe utilizzare qualche magia effettivamente, perché io non sono proprio un utilizzatore assiduo delle magie, e imparare qualcosa di nuovo mi piace sempre. Però probabilmente andremo o per eroe o per cavaliere errante. Eroe mi convince effettivamente, però non so quali siano le stazze. Allora, innanzitutto, mamma mia, perché sei nudo? Cosa? Mamma mia, che tristezza. Perché sa che cosa l'aspetta, sa che morirà un centinaio di volte per colpa mia, per la mia incapacità. Allora, vediamo le abilità. 15 di vitalità, 14 di forza e 13 di destrezza. Io sono un fan del corpo a corpo, quindi effettivamente non è per niente male. Invece, cos'altro abbiamo qui? Cavaliere nomade. Tanta destrezza questo signorino. Il fatto è che c'è tanta mente che... Vuol dire che... Sono appunti abilità sprecati su mente, quando io non sono proprio un fan delle magie, non sono capace ad utilizzarle. Probabilmente è utile, per carità, però... Nah, o cavaliere errante o eroe. Prendiamo eroe. Sì, dai, prendiamo eroe. Va bene eroe. Tempra. Sì, va bene eroe. Ricordo. Non lo so, cioè non mi ricordo gli effetti di queste cose, però probabilmente gamberetto bollito mi sa di spreco. Forse il seme d'oro mi conviene, in quanto avrei un'ampolla gratuita fin dall'inizio, sì. L'aspetto fisico più che altro non mi interessa, però vederlo così, madonna mia, che depressione che mi fai venire. Io voglio un Giga Chad, abitante dei giunchi, sembra semi-giapponese. Giapponese, uomo del nord. Uomo del nord, da, io sono uomo del nord, arriva da lontano nord, tutto, madonna, aristocratico, proprio si vede, c'ha la faccia da fighetta, aristocratico di sta micchia. Madonna mia, però veramente troppo depresso sto tizio. Cioè, inguardabile. Ti prego, non farmi morire. Lo so che sei scarso. L'unico più, diciamo, decente con l'aspetto da Giga Chad maturo è alla fine l'abitante dei giunchi. Orochimaru della foresta di bambù. E mi sa che prenderò quello. L'unica cosa che non mi ispira è il fatto che abbia i peli pure sul bicipite. Forse è un po' troppo strafatto di testosterone sto tizio. Quindi, un'altra cosa che devo rifare, effettivamente... Volto e capelli? No, allora. Questo? No. Va bene, l'avete avuto per migliaia di anni, a me va bene rispetto alla vostra cultura, ma per favore, niente codino. Non in mia presenza. Toh, pelato come un suino. Va benissimo. Così va già meglio. Così va già meglio, non importa. Qualsiasi cosa, ma niente codino. Ma niente codino. Dai, un po' così, un po' più come i miei capelli. Io sono un po' più spelacchiato in quanto la foltezza dei miei capelli è discutibile, però molto meglio così. I peli sul corpo invece mi ispirano, li tengo così, quindi vai subito, buttiamoci nell'avventura senza cincischiare troppo. Salvataggio dei dati sul server di Elden Ring. Mio Dio, come funziona il modo di giocatore? Cioè funziona come... Non so, ho visto qualche video su Dark Souls alla fine, che potevi invadere i giochi, il mondo degli altri. Sapete che la storia di Elden Ring l'ho dimenticata? Ovviamente so che parlo di un anello. Elden Ring... Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Non puoi essere maschio e non conoscere Tolkien, ragazzi. Cioè, siamo schietti. Non puoi essere un uomo e dire che non conosci Tolkien. Su via. Mm.
L'albero della vita dovrebbe essere quello. Yggdrasil. Non lo so. Cioè, palesemente basato su quello. Spera di essere morta, sennò ti faccio pezzi. Non mi importa che aspetto tu abbia. America, the Eternal, scomparve nel nulla. Nowhere to be found. Fortunata. Ho un eroe con un'ascia pronto a cercarti. Godwin the Golden. Deve far male quel coltello. Was first to perish. Pensate un po' a quante generazioni, quante dinastie sono finite solo per la brama di potere. Di te mi ricordo. Waifu material. Anche di lui mi pare, non era quello Margit. The mad taint. Questo paradossalmente è quello che mi sembra più buono di tutti, ma perché ha una figlia sul polso. Madonna mia. Serpente affamato di cervelli. Madonna, inquietante. Non me ne ricordavo sta parte. Brutale sto gioco. Lei è il boss finale, tipo Malenia, Milenia, non mi ricordo. Leading to abbandonment. Lui l'ho visto in qualche video su Elden Ring. Anche lui sembra molto cattivo. È un boss, tutti e due dei boss. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. Cosa dovrebbe significare? The call of long lost grace speaks to us all. Quindi sarà la guerra per l'anello, insomma. Lo farò a pezzi. Non rimarrà niente di lui, manco la corona. Rimarrà solo la maschera di sto tizio. Diventerà hamburger. Non mi importa, parità dei sessi. Pure tu farai la stessa fine. Manchester come lo ricordo, ma solo per il nome. Questo è più morto che vivo. No, ho l'impressione che non dovrò fare niente con questo. È già morto praticamente. Poveretto. Ma il discorso iniziale è tanta roba su Elden Ring. Non me lo ricordavo, eh. È passato più di un anno, forse. Forse neanche un anno, però è passato un bel po' di tempo da quando ho iniziato la saga. And one other whom grace would again. Stavate parlando di me? No renown. Tutti gli altri hanno avuto non so quanto potere. A me mi ha dato quella briciola di polvere di fata. Accontentati, stronzo, già tanto. To the lands between. Ma sta parlando proprio di me, ragazzi. Uno youtuber senza fama che attraverserà la nebbia dell'interregno. Vi si ergerà a miglior youtuber d'Italia. Questa è una promessa. Questa è una promessa. And become the Elden Lord. Assolutamente. Lo sono già, solo che non tutti lo sanno. sì, mi dispiace aver perso il salvataggio, però è meglio perché così almeno me la rivivo l'esperienza con un po' più di maturità mentale. E un'altra cosa che vorrei provare è effettivamente Dark Souls, la serie di Dark Souls. Ho provato qualche minuto ovviamente dai miei amici sul PC, sul PS, sulla PS. Oddio, sì, questa è la zona dove c'era il boss iniziale bruttissimo. Dicevo, ho provato Dark Souls sul PC iniziale. Sì, sul PC iniziale. Dai miei amici. E mi sembrava piuttosto carino. Vecchio, ma piuttosto carino. E quindi probabilmente porterò prima o poi anche Dark Souls. In quanto mi ispira molto. Ma non so quale sia più difficile, se sia Elden Ring o Dark Souls. Onestamente, da quel che ho potuto leggere in giro, Dark Souls è molto ingiusto come gioco. In quanto non hanno proprio curato il fatto di bilanciarlo troppo come gioco. Mi ricordo di te, ragazzo. Mi pare di averlo battuto una volta, dopo tanti tentativi, come samurai. Però morire rappresenta la fine della partita, quindi... ok, sì, e così si fa due mani. Fatti sotto, bro. Credi che abbia paura di te? Forza, due attacchi. Bastardo! Mi ha preso la sprovvista! Almeno uno schiaffo te lo devo tirare. Secondo te non mi ricordo il tuo grido? No, 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 farmi male, non farmi male. No, no, non grido! Non mi ricordavo come si battesse, ok? Vabbè. È tanto tempo che non gioco. Non è così difficile, solo che ovviamente non avendo le fiaschette, non avendo un punto di salvataggio, non puoi riprovare più volte, non ti puoi allenare. Lo rincontri più in là nel castello di Godric? Godwin, mi pare si chiama.
Godric si chiamava. Sono sicuro di questo. E lì avevi più possibilità, ovviamente, in quanto eri più alto di livello, avevi l'equipaggiamento migliore, avevi le fiaschette Estus, come si chiamano qua? Estus era Dark Souls, qua si chiamano la fiaschetta Crevisi. Però mi sono visto sia delle speedrun di Elden Ring sia di Dark Souls. Sono delle cose che non riuscirei mai a fare in vita mia, sono onesto. Troppo tempo per diventare bravi sto gioco. Tempo che io non ho, sfortunatamente. Non mi dispiacerebbe giocare tutto il giorno Elden Ring, non mi dispiacerebbe. Questo torrente, di te mi ricordo, cavalluccio con le corna. Don't worry, Torrent. E tu sei quella senza occhio. Fortune is on his side. Beh, considerando che sono ancora intero dopo tutte quelle squarciate che mi sono beccato. Dopo tutte quelle spadate, sono ancora tutto un pezzo. Devo dire che la grazia è proprio dalla mia parte. sono d'accordo con te. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Io bramo la fama e il potere. L'anello te lo puoi anche tenere. Io voglio solo la fama e il potere. Gli faccio tutti a pezzi il tuo ordine aureo, uno dopo l'altro. Mandameli anche 10 a 10. Non mi importa. Sono finiti. Non sanno contro chi si sta mettendo, sti fratelli. No? Non ti svegli? Però veramente, c'hai i peli pure sui bicipiti, sto tizio. Troppo virile. Sto diventando più uomo solo a guardarlo. Dai, sbrigati, stiamo perdendo un tempo prezioso, fratello. Schiena pelosa, forza. Bigfoot, andiamo a eliminare qualche boss. E qui c'era il cavaliere dorato, vero? Non mi ricordo esattamente, però mi pare uscendo da lì ci fosse il cavaliere dorato. Un boss opzionale, ovvio. Ma io, secondo voi, io sono così fighetta da ritirarmi indietro? Cos'è sta roba? Allora, com'è questa abilità? No, così. Ah, ho capito come si utilizza. Tanta roba. Così uscendo, se non sbaglio, c'era il boss finale. Magari c'era il boss cavaliere d'oro. Anche quello è tosto, specialmente se non sa cosa stai facendo. Ma io non mi tiro davanti, indietro, di fronte a niente. Fatti sotto. Me l'hai messo sul mio cammino? Allora farò una brutta fine, non mi importa. Questo non so cosa serva. Probabilmente per invadere gli altri mondi, gli altri giocatori. Griffare. Per dar fastidio. Io sono un esperto di quello. Ma prima facciamo fuori il cavaliere dorato. Ok. Fai strada. Ma sono scalzo, fro. Sono scalzo, bro. Allora, una cosa che posso fare, effettivamente, è... Togli. Togli sta roba. Inguardabile. Ok. Ora sembro più Kenshiro. Veramente, sembro proprio Kenshiro, raga. Ah, lì c'è una grazia, alla grande. Fammi salvare. Molto meglio. Ho l'impressione che non riuscirò a batterlo al primo tentativo. Ci spero. Ho l'impressione che non sarò in grado. Sono consapevole dei miei limiti. Una cosa che posso fare, però, è potenziare l'ampolla, perché ho preso un seme dorato. No, non accelerare. Aggiungi carica l'ampolla. E un'altra cosa che posso fare è distribuire... Senti, sono ignorante ma non sono stupido, non mi servono i tutorial, ok? Allora ragazzo, si sta per avvicinare il tuo peggior incubo. Se, è lui che lo sta dicendo a me, se mi fai passare e ti inginocchi di fronte al mio cospetto, potrei decidere di risparmiarti. A te la scelta, ok? mi sembra che abbia rifiutato. Trattativa mandata all'aria. Ok, è ora di parlare con le lame, maledetto. Dio mio, se fa paura sto coso. Allora ho sculacciato il tuo cavallo. Scusami, io ho visto un botto di sangue schizzare via, ma... Oh, mi sta per calpestare. Vieni qua, guarda qua. No, schiva. Senti, non puoi giocare così sporco. Troppo forte per te. Ma quanto raggio ha la mia lama? Cioè, un rasoio per barbieri? Cioè, spiegami. La mia lascia non ha un mezzo raggio. Oh, dove andrà? Questa me la ricordo. Mi ricordo anche che dopo metà vita, tipo, inizia a usare lo scudo. Perché devi fare sta cosa sporca? Cosa? Perché fa gli attacchi nuovi? Ma l'hanno aggiornato? Mi ricordavo... Mi ricordavo altri attacchi. Non mi raggiungi, bro. Troppo forte per te. Secondo te io non l'ho calcolato la spinta col cavallo? Ma con chi credi di avere a che fare? Che probabilmente al giorno d'oggi hai a che fare con... Oh, via. No, sto per fare lo scudo. No. È scarso. No. Mi ha fatto paura questa. Via. Oh, vieni qua. Oh, hai paura, eh? Cosa? Ma non ha raggio la mia ascia. Fa cagare, raga. Cosa vuoi fare, fro? Bro, no!
Cosa? Con cosa mi ha colpito? Con la forza. Ti sei messo all'angolo. Puoi arrenderti. Ti do la possibilità. Non ha raggio la mia ascia. Fa cagare. Fa cagare. Voglio un'arma decente. No! Ma è subito. È stato istantaneo. Via, via. Senti, ascolta. Trattative finali. Trattative finali. Se ti arrendi, ti risparmio. Ti risparmio. No, no, no. Ti prego, non farmi male. No. Mi arrendo io, mi arrendo io. Drink. Via, via, via. Oh, dove andrà, Sei scarso. Scudo? Guarda, io non mi ricordo. Ma con chi credi di aver a che fare? Cioè, veramente, mi sottovaluta sto ragazzo. Via. Ok, safe. Utilizziamo il cervello. Oh. Fammi lo scudo. Dai. Sei prevedibile, bro. Oh, no, non è prevedibile. Se muoio adesso, mi arrabbio. Bro, mi arrabbio. No. Dai. No. Cosa? Ascia. No. Senti. Respira. Non essere impaziente. Cervello. Ravone. Sì. Chi è il dio? Chi è l'Elden Ring? Chi è il signore ancestrale? Io. Grazie per l'alabarda. Sarà un contributo che verrà ricordato quando salirò al trono. Ora andiamo a curarci come delle signorine. Andiamo a curarci. Siamo sopravvissuti. Non è vero che sono sopravvissuto per un pelo. Era solo per creare un po' di suspense, per farvi divertire voi a casa. Era tutto calcolato. Io sapevo che avrei vinto. Era facilissimo per me sta lotta. Era tutto calcolato. Ah, è vero che non posso livellare io adesso. Devo prima incontrare Marika? Non mi ricordo come cazzo si chiama. La tizia orba. Che bel modo di mettere la cosa. Ah, ehi, eccola, voglio il tuo fegato. Vieni qua. Sì. Ossa di animale? Ma mi davi il fegato? Mi ricordavo il fegato da queste robe. Capretta, il tuo fegato. Non so cosa serve, onestamente. Davano gli ossi sottili. Mi ricordavo il fegato, giuro. Ah, vabbè, mi terrò le tue ossa. Però vi rendete conto, ho ucciso un intero animale dalla sua carcassa, ho ricavato un solo ossa sottili animale. Che roba. Ah, è stata una bella fight, eh. Mi ha fatto ricordare quanto fosse bello sto gioco. Però una cosa che devo fare è assolutamente... No, cosa mi serve per usare sta roba? 30 di forza. Io ne ho 16. 30 di forza, tu sei matto. Dove la prendo io 30 di forza? Levati. Salve, signor Kale. Senza luce, si riconoscono all'istante. È noto anche che non vuoi attendere alla mia vita. Ne sei sicuro? Dunque, perché non acquistare qualcosa? Sono Calè, amante delle merci pregiate. Acquista, che cosa mi vendi, ragazzo? Beh, sicuramente questa armatura mi ispira. Mi è sempre piaciuta la cotta di maglia. Mi è sempre piaciuta come armatura. È molto resistente ai tagli, ovviamente, fino a un certo punto. È solo che 1500, 3500 dollari. Non lo so, bro. Sicuramente questo mi servirebbe. Espando il repertorio, questa roba mi servirebbe. Però prima vorrei livellare. Questa è roba non essenziale. Ciao. È il primo che non mi insulta. Cioè, di solito quando non compri qualcosa ti insultano. Su Elden Ring, mi pare, vero? Ma su quale gioco era? Non mi ricordo, mi pare che fosse Elden Ring. Vieni qua, capretta. Omicidio. Vabbè, non è omicidio. Omicidio comporta il fatto che ci sia un uomo, no? Amico mio, io ho appena battuto un cavaliere. Io ti prendo a pugni tutto il giorno. Perché ho lo scudo? Vieni qua. Non devo paura di te, eh? Tu sai che ho appena fatto fuori, eh? Lo sai che ho appena fatto fuori io? Io ti ammazzo di botte, bro. Dove andrò? Cosa farà? A schiaffi ti prendo. Oddio mio. E che inciro proprio, raga. Guarda, ho riempito tutto di sangue. Allora? In ginocchio. E ora? Pugno della morte. Uno danno. Osa! Come osi?
Vediamo se riesco a pariare. Una cosa che devo provare assolutamente è a pariare. Questo scudo fa cagare perché non blocca il 100% dei danni. Odio gli scudi che non bloccano il 100% dei danni. Non vanno bene. Non ci piacciono a noi. Però una cosa che mi ricordo è che potevo essere sneaky, avvicinarmi a loro e ucciderli di soppiatto, senza che nessuno si accorga di niente. Sculacciata con l'ascia. Morto subito. Kukri, bro, vieni qua che sarà il mio soggetto di studi. Oddio, ok. Devo un po' imparare a fare i parry. È una questione di tempismo. Oh, maledetto. Allora sculacciate. Così impari. Devo abituarmi al tempismo. Però so che è possibile fare il parry. Maledetto. Vai. Riprova, ragazzo. Maledetto, mi frega, oh. Perché fa l'attacco potenziato. Ah. Forza. Fallo bene. No, forse questo è un attacco potenziato, non posso pariare. O sono io scarso col tempismo. Probabile. Oppure è un attacco potente e non si può pariare. Devo imparare, so che è possibile. Fare il parry. E so che è essenziale per sopravvivere. Però effettivamente un'ascia a due mani fa molto più danno. È vero, perché mi siedo che non posso livellare. Non posso ancora livellare. Però qui c'era un boss, era la bestia di Farumasula, sembra il nome di... Oddio, è vero che c'erano lupi qua. Oh, aia. Stupido lupetto. Oddio, tu sei grande. Sì? Credi che le dimensioni mi facciano paura? Sì, mi fanno paura. Ucciso dai lupi. Oddio mio. Ok. Va bene. Posso capire. Posso perdonarvi perché la mia inesperienza e il mio, diciamo, temperamento mi ha fatto uccidere. Cosa morte? Tanto è la prima o ultima volta che capiterà. Puoi contarci. Oddio, che figo. Vieni qua. Sto maledetto. Cosa? Ma ragazzi, sei tutto cosa? Mi stanno facendo il culo, raga. Peggio di tutti gli altri. Uno ad uno. Ah. Questo suino. Oh, che culo che ha avuto. per un attimo non mi ha preso. Questo suino. Pericolosissimo. Non ricordavo di aver avuto tutti questi problemi con un lupo di merda. Porca miseria. Vieni qua. Allora. Paura, eh? Fai bene. Perché farai la fine dei tuoi amici canini. Ah. Adesso, la bestia di Farumasula era tipo un tizio abbastanza imponente, ma nulla di che. Una fighetta. Solo una fighetta, come tutti gli altri. Però mi pare di poterlo pariare, sai? Sai che mi sembra di poterlo pariare. E questa roba la posso raccogliere. Il muschio di caverna. Sembra vomito di Shrek, ma si può raccogliere. Non so cosa serva, ora come ora, ma... Allora, bro, fatti sotto. Vedete che sapevo che si potesse pariare? Metà vita è andata, cioè metà vita più o meno. Allora, fatti sotto, bro. No! Questo è potente. Aia! Sto suino. Forte, eh? Ok. Allora? Non te l'aspettavi? Boom! Sto maledetto. E chi crede di avere a che fare? Niente. Oh, si è arrabbiato, mi sa. Forza. Vieni qua, culetto. Niente culetto? Ma perché devi urlare? Mal di testa. Così mi fa venire mal di testa. Cioè, intelligente? Tu maledetto. Mi sta fregando. Oh, questo non si può schivare, ma lo posso sculacciare. Cosa? Non si poteva prendere da dietro? Maledetto. Non ho più cariche, devo fare attenzione. Devo fare attenzione perché non ho più cariche. Troppo facile. Vedete, il mio punto debole non sono i boss. sono i mostri normali. Ok. E due boss in un solo episodio, ragazzi. Due boss in un solo episodio. Allora, anche questo è andato. Adesso non mi ricordo cosa dovevo fare. Se non sbaglio, devo andare verso il castello. Cioè, alla fine basta seguire le grazie. Non è nulla di che. Coso? No, aspetta, così. Blu! Cosa mi droppi?
Ricordate che di solito quando spunta l'anima dalla loro bocca quando li avete uccisi è perché stanno per droppare qualcosa. Attacco dall'alto. Come un ninja. Dove sei tu? L'ho visto. Adios. Ma perché ha più vita questo? Oh, ce n'è un altro. Hai girato. Le tue chiappette sono mie. Oh. Oh. Oh, cosa mi droppi, ragazzi? Un'armatura. Vediamo la schivata. È abbastanza veloce. Invece con l'armatura sarebbe... Quant'è l'armatura? Beh, è il doppio della mia. Però pesa anche il doppio. Vediamo. È uguale. Ok, ottimo. Prendiamo lo scudo e andiamo. Maledetto. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Vi elimino tutti, ragazzi. Non avete capito. Non avete capito. Siete finiti. Io entro nel vostro castello, lo distruggo, lo rado al suolo, il vostro castello de merda. Sei distratto? Hai fatto la pausa? E ora pagherai con la vita. Vieni qua, bro. Cosa volevi fare? La strombazzata finale? Oh oh. Cosa? Suino. Oh oh. Oh oh. Sono più del previsto. Ah ah. Ah ah. Sono tanti. Sono tanti. Oh, sono tanti. Sono davvero tanti. Oh 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 oh. Sono davvero tanti. Ok, battere in ritirata. Oh, lì vedo una fiamma, una fiamma, una fiamma. Credete veramente che io mi ritirerò? Era solo un inganno della cadrega. Io in realtà sono qui, pronto a combattere. Quello mi fa paura, questo mi fa paura. Io sono proprio deciso a uccidermi. Gli altri sembrano un po' più strani, cioè più tranquilli. Guarda qua. Ah, bastardo. Maledetto, so che è possibile. So che è possibile, ce la faccio. Ce la faccio. Ah. Vieni qua. Ok, quello non è possibile. Ah, una resa dei conti. Oso. Ah, ok, pure io sono scemo però. Aspetta, fammi bere. È deciso, aspetta che io beva per poi attaccarmi. Tutto suino. Oh! Sono maledetto. Cattivo, eh. Io ve l'ho detto, lui sarà la mia rovina. Lui è quello che mi fa fuori. Uno ad uno, ragazzi. Bravo, grazie per avermi dato la possibilità di uccidere il tuo amico. Ah, io ce la faccio. Io ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio. Sto suino. Dai, punzecchiami. Punzecchiami, suino. Punzecchiami. Ah, ce la faccio. Ma suino! Ce la faccio, ve lo prometto. Quanto è vero che sarò lo youtuber numero uno in Italia. Vedete? La convinzione è quella che fa tutto. Addio mi... Cosa? Era ancora a terra ed è riuscito a difendersi. Questo è proprio il porcello. Porcello supremo. Era a terra. Oh, questo si può raccogliere. Il forziere si può aprire però. Era a terra ma è riuscito comunque a difendersi con lo scudo. Maledetto. Spadone del vassallo. Quanta forza, quanta forza. Ma scusami, ma cos'è? Sono uscito dalle scuole superiori? Io sono un palestrato, ragazzi. Ah, non ho la destrezza. Aspetta, non è a forza, è destrezza che mi manca. Ok. Allora, se non sbaglio, non era questa di grazia, ma era l'altra, la grazia che mi faceva. Questa è la mappa. Questa si spacca. Ok, abbiamo la mappa. Era quella la grazia. C'era una grazia lì in mezzo ai cespugli. Era con quella che bisognava parlare per incontrare Marika e livellare. Sicuro al 100%. Però ho tanto stamina. Ho davvero tanto stamina. Non mi ricordo se era questo il caso o ce l'abbia sempre avuto. Però è veramente tanto. Venga, si accomodi. Grazia perduta scoperta. Ottimo. E qui partiva la scenetta con la nostra signorina amichetta. Giustamente, nel mezzo del nulla mi riposo di fronte a una fiamma. Non ho le mutande, ragazzi. Spero che non mi denunci per atti osceni in luogo pubblico. Non ho le mutande, me ne sono accorto adesso. Non ho dei calzoni. Salve, waifu Materia. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Ah, Melina. Perché mi ricordavo Marika? Non lo so. Melina.
Che ti è successo all'occhio? L'educazione prima di tutto. I offer you an accord. È un'offerta che non posso rifiutare. Secondo me sì, in quanto se rifiutiamo la sua proposta non potremo livellare per tutto il gioco, quindi sì. No, no, non le conosco. Servono le due dita e offrono guida e sostegno ai senza luce. Ma tu, purtroppo, sei senza vergine? Continua. Posso fare le veci io di una vergine. E tramutare le rune in forza per assistere nella tua ricerca dell'anello ancestrale. Devi solo portarmi con te. Detto fatto, avevi il mio interesse, ma ora hai sicuramente la mia attenzione. Accetto tutto, sorella, mia amica vergine. Assolutamente, assolutamente. Spara. I bequeath to you this ring. Che anello mi dava? Ah, l'anello del cavallo, sì, oh madonna. Vero. To traverse great distances. Passato tanto tempo. It will summon a spectral steed named Torrent. Questa è la parte più bella del gioco, l'avere un cavallo, poter combattere da cavallo. Torrente, ha scelto te. Treat him with respect. Trattalo con rispetto. Ok, adesso potevamo livellare. Sì, è per questo che premuto su livellare. Grazie, grazie. Ora. Faccio. Basta parlare, livellami e basta. Per favore. Allora, questo sicuramente lo voglio. Tempra. Anche. Forza e destrezza. Destrezza mi serve, però ovviamente forza. No, non andrò su intelligenza, mi dispiace. Rimarrò un idiota, il cavaliere più forte del mondo, l'Elden Ring più stupido mai esistito. Sarò io. Sarò proprio io. Ok, così potrò utilizzare lo spadone del vassallo. Questa è una cosa buona. Ma la pianti? Lo so come si gioca, lo so, ti prego. Ti ho detto sono ignorante, ma non sono stupido. Come si assegna già? Assegna. Assegna questo. Ottimo. Ok. Madonna, piantala. Ok, spadone del vassallo. Perfetto. Vediamo come funziona. Testiamo la nostra nuova arma. Allora, ragazzo mio, inizierò da voi. Ragazzi miei, inizierò proprio da voi. Mi dispiace, sarete i miei criceti da esperimento. Madonna, che roba. Tanta roba, mi piace, mi piace, mi piace. Test superato, anche questo si apre, vero? Sì. Cosa c'era qua dentro? L'agello. Questo mi sa che serve un po' di destrezza per utilizzarlo. No, io non potenzierò mai la destrezza, te la puoi tenere. Niente flagello per la nostra speedrun, ragazzi. Speedrun di 40 ore, ovviamente. Ma niente flagello. Bello, guarda qua. Maledetto. Oh, su Iro. Vieni qua, fatti sotto. Chi credi di aver che fare? Oh, 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 sanno con chi hanno a che fare. È scarso, bro. Aspetta, vieni, forza. Forza che ti pario tutto. Eh? 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 Vedi, basta una volta. Basta una volta per imparare. Oh oh, basta un cazzo per imparare. Vieni qua. Vieni qua. Chi è il più forte? Chi è il più forte? Due drop. La grande. No, lupo, ti prego, tu sei il mio peggior nemico. Sono gli unici che sono stati in grado di uccidermi finora. I lupi. Vieni qua. Hai paura, eh? Vai bene. Adios. Adios. Non è male. Cioè, sicuramente la grafica è migliore rispetto al vecchio PC, cioè di gran lunga. È vero, qui c'era una cosa. Aspetta che qui c'era della roba. Ah, pensavo che non me ne sarei ricordato. Non me lo ricordavo affatto. Però qui c'era qualcosa. Oh, quello cos'è? Un profeta? Un profeta? Guarda quanta gente sta giocando allo stesso momento. Aggiunge l'abilità. Sì. Pestone tempesta, coltello da filatura. Ah, sì. Ma questo che cosa fa? Aspetta. Che cazzo fa? Cosa? Cos'è sta roba? Imponta. Impronta montante? Cos'è, una cosa di... Lo spavento? Cosa fa sta roba? Ok, mi sa che lo cambierò. Quanti d'arme? Mi piace. Ragazzo! Levati dall'Izebedeus. Bel tentativo.
non mi colpisce. Allora, siete rimasti solo voi due. Siete sicuri di volerlo fare? Io ve l'ho offerta. Oh, bastardo, ho premuto spazio, ma no, non è saltato. Bel tentativo. No, no, tu sei morto. Quello mi sa che mi avrebbe fatto male. E se colpito mi avrebbe fatto molto male. Mi piacerebbe il tuo scudo, ragazzo. Purtroppo non lo posso raccogliere. Configgere gruppi di nemici. Ah, è vero che uccidere i gruppi di nemici ti dava tipo le ampolle. Due ampolle. Alla grande. Così non devo perdere tempo per andare a ricurarmi, a recuperare. Tanta roba. Tanta roba. Allora, devo andare verso il castello. Vedete che mi ricordavo qualcosa. Oh sì, c'era il gigante. Oh sì, eccolo là. Pisellone gigante. Allora, quello lo uccidiamo a cavallo. Fidatevi di me. Fidatevi di me. Che lo uccidiamo. Ma io sono sporco di sangue, perché mi hanno picchiato pure il sangue dei miei nemici. Spero sia il sangue dei miei nemici, perché sennò siamo malmessi. Non lo so, forza mi convince, però mi convince ancora di più vitalità. Ovviamente avrò bisogno di vita e di sopravvivenza, quindi vitalità. Vitalità, cavallo. La cosa che posso fare anche è mettermi qualcosa di decente addosso. Dico questo. Forza. Andiamo alla conquista. Ah sì, questi erano arcieri. Uia! Che male. Ho fatto male. Ho fatto male. Non si fa. Male non si fa. Ciao, bello. Cosa mi hai droppato? Aspetta. Mi hai droppato qualcosa? Ah, 5 danni. Fanculo. Speravo fosse qualcosa di interessante. E io che pensavo che sarebbe stato qualcosa di interessante. Addio, amico mio. Oh, oh. No, 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 coso. No, 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 no. Non sono un biscottino da mangiare. Piano, piano, piano. Cosa mi ha dato? Di nuovo dardo. Ah, fanculo. Fui tu i dardi. Suino. Così a tradimento da dietro. Ma sì, alla fine è l'unico modo che hanno per bar. Cosa mi ha colpito? La telecinesi. Cinesi telecinetica, non lo so. Ah, permetta. Hai ucciso il tuo amico. Idiota. Come fa a colpire? Ah, ho ucciso un altro. Sei scarso. Ora sei rimasto solo tu. Sei finito. Hai paura. Non ha paura. Non ha molta paura. Non sembra impaurito per niente. Dio mio. È vero. Io ti farò cadere. Ah, oh, Emo? No, aspetta, così. Dai, dai, ce l'ho posso. Salta. Perché? Ok, lo sculacciamo, non importa. Prendi la spada. Ok, via. Via, via. Oh, oh. Ho sbagliato tutto, ma non importa. Cosa? Non mi ha colpito niente, sta barando. Il mio cavallo è morto. Battiamo in ritirata. Oh, oh, no, non farlo. No, sei pazzo? Destriero fedele. È un balletto di balalaica. Non ce la farai mai a uccidermi, ragazzo. Sei stupido, grosso e stupido. Come me, come me. Ma io sono meno stupido. È questo che ti batte. Oddio. Forse non è così stupido. Dai, bastardo, giù, a terra. Troppo facile per me. Non mi droppa niente? Maledetto, tutto sto tempo perso non mi droppa manco una chip. Suino. Beh, devo dire che qualcosa mi ricordo del gioco. È complicato, cioè. È difficile. Sicuramente ci saranno dei boss che mi faranno una cresta in men che non si dica. E sei nascosto tu? Credevi veramente di essere nascosto? Chiama i rinforzi che vuoi. Chiama tutti i rinforzi che vuoi. Non ti serviranno niente, ragazzo mio. Cosa fai, ragazzo? Ok, dammi le tue mutande. Ma perché mi dai i dardi del vassallo? Non ci faccio un cazzo con i tuoi dardi del vassallo. Mi serve qualcosa di decente. Voglia madre. Ma cosa serviva? Qui c'era un seme. Vedi? Memoria. Ma che cosa ti serve? Cosa ci faccio io con i tuoi dardi? Oh, imboscata dei lupi! No! Attacco dei 420, no! Addio lupo. Addio lupo 2. Addio lupo 3. Allora? Ma cosa volete fare, ragazzi? Volete mozzicarmi? Addio lupo. Sei rimasto solo tu. Ti offro la possibilità di battere in ritirata. Hai una sola chance. Non è un'offerta che si ripresenterà, ragazzo mio. Sono stato un uomo molto onesto e sicuramente sono stato molto gentile a offrire la possibilità. Molti non l'avrebbero fatto. Io gli ho offerto la possibilità, non l'hanno raccolta.
Oddio, è vero che c'è la grazia. Ma prima voglio uccidere sti tizi. Innocenti che non stanno facendo niente. Così. Arriva un tizio a cavallo e gli rovina la giornata. Un normale giorno di guardia. Si stanno divertendo. Arriva un coglione a cavallo. Li ammazza tutti. No. Mi dispiace. Figliolo, ti lascerò orfano perché un tizio a cavallo ha deciso di uccidermi. Divertente. Divertente Elden Ring. Allora, voglio finirlo. Quindi, qui c'eri tu? Aveva perso la guardia questa tizia. Tutti sono stati innestati. Tutti i miei uomini che per me avevano attraversato il mare e combattuto. Fatti vedere in faccia. Ah sì, ne è valsa la pena. Per poi vedersi strappare le braccia, le gambe, la testa. Persino strappate e applicate al ragno. Quale ragno? Lo sapevi? Se vieni innestato dal ragno, diventi una crisalide. È ironico, non trovi? Seduta laterale. Beh, non credo che sia una seduta da Kenshiro che mi stai offrendo. Beh, dai, ne è un po' valsa la pena. Non è nessuno con te, vero? No, ho il mio fedele destriero, non mi serve altro. Spinto dall'uomo con la maschera bianca, immagino. Oh, desideri diventare tutt'uno con ragno? No, non siamo simili affatto. È terribile, credimi, quando ti mozzano con le gambe. Beh, la testa dipende, per una decina di secondi è terribile, poi diventa tutto tranquillo. No, no, non è paura quella. Si chiama buon senso comune. Non farsi strappare le braccia e le gambe per diventare pezzo di non so quale creatura. Si chiama buon senso comune. Lo posso garantire. E vedo la spada di pietra. Interessante. Allora, livelliamo un altro po'. Vediamo che cosa possiamo migliorare. Si chiama buon senso comune. Non farsi uccidere per diventare pezzo di chissà quale creatura. Poi puoi chiamarla come vuoi tu, Armamento destro, ma è più destrezza? No, non è destrezza. Vitalità. E niente ragazzi, per ora ci fermiamo qui. Vi ringrazio per il mando fin qui, mi auguro di vedere la prossima puntata di Elden Ring. Veramente, siete i migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.